Ciao a tutti ed eccomi finalmente con un nuovo video. Wow! È passata solo una settimana, ma mi sembra passata invece tipo un'eternità. Comunque, vabbè. Oggi voglio parlarvi della mia esperienza a Rimini Comics, che per chi non lo sapesse è una fiera del fumetto che si è svolta dal 17 al 20 luglio, appunto a Rimini, che è qui vicino a casa mia, e quindi quest'anno ho avuto poi l'opportunità di partecipare tutti e 4 i giorni, sono felicissima e mi sono divertita davvero tantissimo. Sono andata col moroso, con le amiche, con gli amici, con la famiglia, insomma, sono andata con tutti, mi sono fatta fare un sacco di foto, mi ha fermato tantissima gente, è il primo anno che mi ferma così tanta gente, davvero, mi sono divertita tantissimo, quindi niente. Andando per ordine, giovedì ho portato il cosplay di Asuna, da Sword Art Online. Se non lo conoscete, dovete assolutamente guardarlo perché è uno dei miei anime preferiti, soprattutto per quanto riguarda la prima parte. E niente, sono stata contentissima che mi hanno fermato tantissime persone, cioè più di 20 persone mi hanno fermato, non me lo aspettavo. Ogni 5 minuti c'era qualcuno che gridava, mi fermava, diceva: "Quanto sei carina, sei uguale!" E quando ti dicono sei uguale, ah, nella tua mente soltanto arcobaleni, felicità, nuvole. Quindi sono stata super mega iper felice, mi sono divertita davvero tantissimo, anche se ho patito un caldo pazzesco perché avevo i guanti, calze, super vestita, la parrucca lunga, mamma mia, avevo tantissimo caldo. Poi il primo giorno ho voluto girare per bene il tendone, anche se poi alla fine mi sa che non ho preso quasi niente perché le cose che cercavo non c'erano e quindi niente, però ecco, grazie a tutti quelli che mi hanno fermato, sono stata felicissima, non mi aspettavo così tanta gente perché di solito davvero mi fermano 3 o 4 persone al massimo e quindi sono stata davvero felicissima e sì, ho la maglietta con scritto Kirito, sì. Sabato e venerdì, ovvero venerdì e sabato, ho parlato invece di Riccio, ovvero un personaggio di Inu per Boku, ed è il primo cosplay che mi sono fatta quasi interamente da sola, nel senso che la parte sotto, che è una gonna, l'ho comprata, sono riuscita a trovarla identica, perfetta, quindi l'ho comprata. Mentre la parte sopra, che è tipo un kimono, l'ho fatta io, così come ho cucito anche la sciarpa, le corna, il fiore, tutto. E sono super entusiasta di questa cosa perché è la prima volta che cucio, cioè disegno e cucio un vestito, diciamo, da sola. E quindi ah, cioè, ho disegnato anch'io il modello e quindi non lo so, sono super emozionata perché è riuscito quasi perfettamente e quindi non me l'aspettavo e sono davvero super soddisfatta, anche perché venerdì non mi ha fermato nessuno, ma un po' me l'aspettavo, non è un personaggio magari conosciutissimo, però invece sabato mi hanno fermato tantissime persone, mi hanno fatto un sacco di complimenti per il vestito e sono felicissima, non so che cosa dire, sono davvero divertita tantissimo. Poi le foto vi farò vedere alla fine del video, sono stata davvero, davvero benissimo. E l'ultimo giorno, invece domenica, che era il giorno diciamo più caldo dei quattro, ho deciso di portare qualcosa di più semplice, un pochettino più comodo, quindi ho portato Gumi in versione Panda Hero e comodissimo, molto fresco, avevo canotte, pantaloncini, quindi a parte la parrucca stavo da Dio e mi ha fermato qualcuno anche quel giorno, quindi incredibile, sono stata davvero benissimo, le risate mi facevano un male alle guance dal ridere, comunque, vabbè, mi sono divertita davvero tantissimo. Come ogni fiera del fumetto che si vuole rispettare, c'erano tantissimi fumetti e tanti stand con gadget, parrucche, oggetti, orecchiette, qualsiasi cosa è possibile e inimmaginabile, soprattutto peluche, tantissimi peluche, tantissimissimi peluche dei Pokémon. E niente, c'era praticamente questo tendone immenso che poi si biforcava con tantissime cose, però ovviamente i fumetti che cercavo io non c'erano, ma non è un problema della fiera, essenzialmente leggo cose introvabili, quindi non le ho trovate, ma va! Però sono riuscita comunque a prendere delle cosine molto molto carine. La prima che vi faccio vedere, ed è la prima cosa che in effetti ho comprato, è questa tazza. Guardate che carina, l'ho presa il primo giorno ed era già l'ultima, quindi per dirvi, queste tazze sono andate a ruba. È di plastica, però è bella perché ha il coperchio e questo bamboccino, che vi potrà sembrare un bamboccino,
In realtà è cucchiaino ed è fantastico perché si aggancia alla tazza, cioè è fantastico, mi è piaciuto da subito e quindi ho detto la devo prendere. Altra cosa che ho comprato, abbastanza inutile, ma dovete capirmi, come potevo lasciare Levi lì mentre mi guardava, non so neanche che cosa dire. Comunque è il mio personaggio preferito dell'Attacco dei Giganti e quindi l'ho visto, è super carino, così ho anche Eren che mi è stato regalato per il mio compleanno e quindi... niente, l'ho dovuto prendere, mi chiamava, cosa dovevo fare? Poi quest'anno mi sono detta, Donatella, hai un casino di peluche, quest'anno non prendere, cosa te ne fai? Stanno lì a prendere polvere. E quindi che cosa ho preso? Ho preso un pupazzo di Vaporeon. Sì, un altro peluche. Comunque, come potevo dir di no a questo Vaporeon che adesso è un pochettino schiacciato, è stato nel sacchetto, poverino. È, a parte che è fatto benissimo ed è stupendo, ma poi è morbido in una maniera. Appena l'ho visto ho detto questo è fantastico, ma quando l'ho toccato ho detto questo deve essere mio. È super morbido, cioè super morbidissimo, quindi non potevo lasciarlo lì ed è tornato a casa con me. Ho preso inoltre una mini Asuna in formato chibi, super mega iper carinissimo, mi è piaciuta tantissimo. Ovviamente il tipo dello stand, il venditore, insomma, voleva propinarmi la figure bella di Asuna, tutta cosata, dai, insomma. E niente, ma non c'era niente da fare perché avevo visto quella lì in formato chibi e io volevo quella. Perché il canale si chiama Chibi is the Way se poi io non mi innamoro delle cose chibi? Non ha senso. Va bene, fuori dal tendone invece c'era una sorta di stand con dolci giapponesi che un pochettino mi ha lasciato delusa. C'era anche l'anno scorso e c'erano davvero tantissime cose, c'erano, mi ricordo, tipo le alghe, delle specie di cannucce, c'erano comunque diverse cose. Quest'anno invece la scelta era un pochettino scarsa, ma io comunque sono riuscita a trovare delle cose che mi sono piaciute, ovvero questi sono tipo dei Mikado, ricoperti, ad esempio questi al tè verde che ho già aperto e mi mangio tranquillamente, che sono buonissimi, sono proprio di tè matcha, buoni davvero. Poi per provare ho preso questi alla vaniglia, che ancora devo assaggiare, questi alla pesca, e infine la fragola, che li ho presi l'anno scorso e questi mi piacciono da matti, classicissimi, super buoni. Ultimo acquisto, che può essere definito l'acquisto della fiera, è stato... la spada di Asuna! Yeah! Allora, se non l'avete ancora capito, Asuna è il mio personaggio preferito, possiamo dire, in assoluto. Mi piace tantissimo fare il cosplay di lei, mi piace tantissimo lei, e è 2 anni che sbavo dietro alla spada, che però su internet costa tipo una follia, io non sono brava a farla, non conosco nessuno che mi può aiutare, e quando l'ho vista in fiera non ci potevo credere. Ho chiesto al ragazzo che stava lì di aprirmela, di farmela vedere, di poterla tenere per assaggiare il peso, e niente, me ne sono innamorata e l'ho dovuta prendere. Yeah! No, davvero sono super mega iper contenta, finalmente ho la spada e adesso presto farò un sacco di foto, di cose, me la metterò, che ne so, dietro il cuscino, ci dormirò con la spada, adesso sto passando per maniaca, ma sì, sono super mega iper entusiasta di questo acquisto e quindi sì, 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 yeah! Purtroppo non sono riuscita a seguire tutti gli eventi, cose che hanno organizzato comunque in fiera, perché... faceva caldissimo e io avevo sempre cosplay molto pesanti, poi non sono stata molto bene per via di questo caldo afoso e quindi sono sempre stata un paio d'ore al massimo, quindi tempo di fare foto, giro nel tendone, a casa. E, però ho seguito il musical che hanno fatto sabato sera, hanno fatto una sorta di musical con le canzoni dei cartoni Disney, che... cioè, c'era il mio amoroso che stava tipo al telefono e io invece lì che cantavo come una matta, vabbè. A parte questo, comunque davvero sono super felice, mi è piaciuto tantissimo quest'anno, perché a parte che mi ha fermato tantissima gente, quindi dai, me la posso tirare un pochettino, mi hanno fatto tanti, tanti complimenti, poi vabbè c'era tantissima gente come tutti gli anni e i cosplay alcuni mi hanno lasciato un po' perplessa, mi aspettavo delle cose un pochettino più...
più spettacolari o più ben fatte, ma vabbè, c'era comunque tantissima gente in cosplay, quindi è stato davvero bellissimo. Io vi lascio un brevissimo video subito dopo di me, in cui faccio vedere brevemente la fiera e i cosplay che ho portato. E fatemi sapere se ci siete stati, se invece siete stati a un'altra fiera del fumetto di questo tipo, se vi piace fare cosplay, non lo so, fatemi sapere. E io vi saluto. Ciao!